Allora, 2 minuti e mezzo, 3 minuti, se ci avete 5-6 gettoni, è bene. Ma quello vi dà il gettone, tu ti fai la doccia, rimani insaponato, sono cavoli tuoi, se non hai l'altro gettone. Non è che possiamo fare le docce, l'allenamento dura 1 ora e 10 minuti e la doccia dura 1 ora e 15 minuti. Duri più la doccia che l'allenamento. Allora, uno si va sotto la doccia, tutti insieme, andiamo, uno si bagna, l'altro si insapona, io mi sciacquo, l'altro si insapona e facciamo la doccia. Con 10 minuti possiamo fare la doccia a 30 persone, con un consumo energetico, con un consumo dell'acqua. Perché se spendiamo tutta l'acqua e ci sono 90 persone che si devono fare la doccia, gli altri la doccia come se la fanno? Poi un altro aspetto importante. In Africa i palloni li fanno con le pezze, capite? Con gli stracci, le cose, e giocano a pallone, con le magliette dell'Inter, del Milan, le cose, e giocano con gli stracci, tutti le pallone Zeus, le Igea, le cose e tutto, no? I palloni, finito l'allenamento, diventa una regola anche questa. Finisce l'allenamento, si aiuta il mister, dal primo all'ultimo, ma non uno, tutti insieme. Tutti insieme, uno prende i cinesini, uno prende le casacche, uno prende i paletti, uno prende i palloni, uno prende la cosa, si va tutti insieme con il mister, ma il mister ne dà ancora le paletti, perché si è affuticato un uomo qua. Com'è? Io che va a pallone e va ancora le paletti. Mo che faccio un mister in dà ancora le paletti. E che faccio? Invece l'esempio qual è? Mister, tutti insieme si raccoglie la roba. Non state per la voce perché io sono bravo.